Inaugurazione delle nuove aule del Liceo Artistico Passoni, che da quest'anno ha una terza sede collocata al primo piano dell'Istituto Scolastico Guarini di Via Pesaro a Torino. Le 7 aule sono state decorate dagli studenti durante l'estate grazie a un progetto artistico di un docente della scuola. 7 artisti hanno seguito i ragazzi nell'ideazione e nella realizzazione delle opere d'arte. Sono molto contenta di poter condividere questa bella esperienza che ha fatto il liceo artistico Aldo Passoni. Noi siamo nella sede di Via Pesaro e siamo qui grazie alla concessione dei locali da parte della città metropolitana e al supporto dell'ufficio scolastico territoriale e dell'ufficio scolastico regionale. È una bellissima esperienza fatta dai ragazzi insieme dei docenti tutor, insieme degli artisti, e il collegio docenti e tutto il personale scolastico è stato entusiasta di questa iniziativa molto particolare e molto bella. Visto che ci troviamo in un liceo artistico, l'idea che è saltata fuori è stata quella di invitare 7 artisti importanti. 7 artisti importanti che prima di far entrare i ragazzi a fare lezione hanno creato una vera e propria bottega con più di 30 ragazzi che a rotazione hanno seguito una settimana per volta i 7 artisti e hanno creato questo capolavoro assoluto. Tra l'altro ci tengo a sottolineare il fatto che l'intervento è solo ed esclusivamente dei ragazzi, gli artisti e i tutor stavano dietro e davano indicazioni, quindi tutto quello che vedete è naturalmente eseguito dai ragazzi. Gli artisti coinvolti nel progetto sono Giuliano, Migliore, Gaglio, Pusole, Carocci, Gagliardino e Galliano. Quello che ci tenevo a sottolineare è che abbiamo dedicato il corridoio al nostro collega mancato purtroppo nel 2017, grande artista che ha lavorato a livello anche lui internazionale, Aldo Ferrara. Ho partecipato alla maggior parte delle aule di questa scuola e sono stata davvero contenta di passare l'estate in questo modo. Le cose più importanti che ho imparato è stato il lavoro di gruppo, assolutamente, perché io sono una persona che lavora spesso da sola e soprattutto a socializzare e organizzarmi con quello che potrebbe essere un superiore, ossia l'artista. Infatti mi sono sempre trovata anche a guidare un po' il gruppo, proprio perché riuscivo a socializzare al meglio proprio con l'artista in questione. E penso che sia un'esperienza che quasi tutti avrebbero dovuto partecipare, perché è stata davvero bella e sono contenta poi per gli studenti che verranno qua, perché avranno una scuola artistica davvero decorata come un museo proprio. Sembra ad aver partecipato ad una mostra proprio.